Il primo passo dunque per accostarsi alla riconciliazione è avere il desiderio di riconciliare, di ritrovare l'armonia con ciò che riteniamo essere un tesoro prezioso, un dono grande. E abbiamo già detto come la vita è fatta da una somma di doni. E tutti questi doni formano il passare dei nostri secondi, quello che fa la nostra storia. Dentro questa storia il dono dice del donatore. Ecco, questo credo che sia un aspetto da non saltare. Ovvero io ricevo un dono, ma dentro quel dono ricevo colui, colei che me l'ha donato. E quindi nel momento in cui io dico grazie ai doni che mi permettono di vivere, dico grazie alle relazioni che mi permettono di vivere. E quindi vorrei conservare non tanto il dono nella sua concretezza materiale, quanto la relazione con colui che mi fa questo dono. Perché il dono può cambiare di giorno in giorno, di attimo in attimo, ma è la relazione quella che conta e quella che voglio conservare. Lo sapeva in termini molto semplici l'uomo delle origini, che sapeva che stare dentro la relazione con i suoi simili comportava salvezza, stabilità, calore, protezione, salute, mentre uscire da questa relazione comportava pericolo, ambiguità, sospetto e anche in alcuni casi morte. Ecco, proprio su questo vogliamo soffermarci. È l'aspetto negativo del grande valore positivo del dono. Tutto ciò che rovina il dono rovina la relazione col donatore. E anche se non me ne accorgo, è così. E anche la relazione col donatore rotta mi impedirà un domani di accogliere altri doni che vengono da lui o da quelli che sono vicino a lui. Quindi, in questo secondo intervento, puntiamo soprattutto la nostra attenzione su il rapporto che si instaura o si rovina tra noi, il singolo, un gruppo, e il dono complessivo che è la vita e la presenza degli altri fra noi. Ecco, siamo alle soglie ora per comprendere che cosa vuol dire allora peccato. Peccato è la rottura di una relazione e la rottura stessa porta uno svantaggio a chi compie questa rottura. Io sono peccatore doppiamente in questo senso perché rovino la relazione con gli altri e così facendo rovino la relazione con me. Vi è un legame strettissimo, se è scoperta di me la relazione con gli altri e io porto un beneficio alla comunità, e d'altra parte rovinare questa relazione rovina me, rovina la comunità, strettamente congiunti. E così risuona nelle nostre orecchie la dimensione particolare del comandamento fatto da Gesù, ovvero ama il Signore Dio tuo, ama l'altro come te stesso, quello che vuoi che sia fatto all'altro, fallo tu, che l'altro faccia su di te, tu fallo all'altro, quello che non vuoi che l'altro faccia su di te, tu non farlo all'altro. È lo stretto legame. Perché in fondo la relazione fondamentale è fatta così. La relazione con la R maiuscola è quella della Trinità. Il Padre dona al Figlio, il Figlio dona al Padre e questo dono si fa relazione. È lo Spirito Santo. Ecco, tutto quello che rovina la relazione e quindi danneggia la vita in quanto tale è peccato. Allora uno può dire, allora i 10 comandamenti, beh, i 10 comandamenti come tutta la legge sono ciò che ci aiuta a tenere un binario indicando in termini condivisibili, quindi più persone possono ritrovarsi in queste indicazioni, indicando ciò che non fa bene alla vita della comunità, non fa bene alle relazioni. Perché poi le relazioni si danno una concretezza, cioè diventano corpo sociale. E io mi sento già inserito in questo corpo sociale nel momento in cui vengo alla vita. Quindi la legge, per antonomasia, i 10 comandamenti, sono indicazioni per custodire le relazioni, quelle fondamentali, i primi tre relativi al Signore, gli altri a cascata relative alle relazioni sociali. Nel momento in cui io rovino le relazioni, mi pongo in uno stato di non relazione, cioè di non vita. E a volte noi non comprendiamo in che senso può essere mortale un peccato. È perché togliendo la matrice della nostra vita, ovvero
ovvero il desiderio, la bellezza di stare in relazione con gli altri, togliendo questa matrice io mi butto su un versante che è quello della non vita, che noi chiamiamo morte. Quanto sarà impervio questo versante? Quanto sarà rischioso? Ecco, più la relazione è intensa e quindi costitutiva di me, più evidentemente romperla, significa rompere le radici della mia relazione, le radici fondamentali, e quindi io sarò posto in una seria difficoltà rispetto alla vita. Le relazioni familiari, da dove vengo, quindi la relazione con i genitori, le relazioni fraterne, la relazione coniugale, la relazione sociale, che è far bene il proprio lavoro, il proprio mestiere, fare il bene dell'altro, la relazione con la terra, che è quella che mi dà la vita. Ecco, queste sono le relazioni fondamentali, poi vedete sono coestensive rispetto a tutto l'esistere. I peccati sono quelli che vanno a rovinare quelle relazioni. Ci soffermiamo solo un istante su alcune considerazioni sul rapporto che c'è tra peccato, senso di colpa e sbaglio. Ora, lo sbaglio ha una sua oggettività. Io non faccio qualcosa di corretto rispetto a un procedimento. Quindi ho sbagliato. E l'analogia più forte, evidentemente, è con ciò che impariamo, per esempio, a scuola, a un corso. Ho sbagliato. Oppure quell'errore che oggi sembra più una svista, ma oggi tanta tecnologia ci copre su questo. Possiamo sbagliare meno la strada, per esempio, o a digitare un testo perché abbiamo il correttore, abbiamo il navigatore che ci indica lo sbaglio. Ma come vedete, lo sbaglio è qualcosa esterno a noi. Possiamo dire di non esserci applicati e quindi abbiamo sbagliato, ma di per sé lo sbaglio è esterno a noi. Avviene dentro un meccanismo che avrebbe un suo punto iniziale, un suo sviluppo, una sua fine, e noi, poiché siamo stati disattenti, eccetera, perdiamo questo filo. Sbagliamo, ma occorre mettere una pezza di fronte a questo errore e va bene, si va avanti. Ma questo non è peccato. Sbaglio un procedimento, sbaglio un compito in classe. Ma anche il compito in classe può avere una dimensione morale, evidentemente può diventare peccato. Ma un attimo solo, proviamo a dire qualcosa sul senso di colpa. Il senso di colpa non si confronta con un altro o con altri. Semmai si confrontasse, è solo per fare un paragone, ma a partire dalla mia posizione. In poche parole, il senso di colpa parte da una mia immagine che ho di me, che devo in qualche modo soddisfare, tenere alta, il più possibile splendente. Quando non raggiungo certi obiettivi, quando non mi sento adeguato, quando pensavo di riuscire a, ma non ce l'ho fatta, quando pensavo di essere io il custode di certe relazioni e non ce l'ho fatta, ecco che interviene il senso di colpa, inadeguatezza, mancanza. Ma è sempre relativo a uno sguardo portato su di me, anzitutto. Non apre alla relazione. In parte, sbaglio e senso di colpa possono fare riferimento a delle regole scritte oppure degli standard, degli stili, dei status che in qualche modo ci opprimono o ci costringono ad avere uno standard che non riusciamo a raggiungere. Quindi rispetto a una regola io sono stato inadempiente e quindi mi sento, rispetto a ciò che non è una regola scritta ma è un'attesa degli altri, io mi sento. Quindi ancora una volta la ricaduta parte, meglio, la partenza e poi la ricaduta sono sul soggetto stesso. Non c'è mai il desiderio in una relazione con l'altro, se non di una presunta lontana accettazione in uno standard di vita. Questo non è propriamente il senso del peccato. E quindi capiamo tutto ciò che può essere di accompagnamento, di beneficio per non sbagliare o per non sentirsi in colpa, favorisce la persona, perché uno è più appunto corretto, uno è più ordinato, uno si sente più armonico col suo contesto sociale. Ma questo è un altro percorso. Queste sono altre competenze. Non è propriamente il sacramento della riconciliazione.
Il sacramento della riconciliazione compie ciò che noi desideriamo, ma spesso non riusciamo a fare, ma non per una nostra inadeguatezza, ma perché proprio abbiamo rovinato il rapporto con qualcun altro, in modo particolare con quelle che sono le dimensioni costitutive, abbiamo detto, della nostra identità. E quindi rischiamo veramente di essere posti sul crinale tra la vita e la morte di noi stessi. Ecco perché non basta dire io mi ci metto, io mi sento perdonato, io finalmente ho raggiunto l'obiettivo, io non ho sbagliato. Nella relazione occorre che sia l'altro con noi a volere la riconciliazione. Dall'altra parte della nostra persona chi c'è? Chi è l'altro soggetto che vuole riconciliarsi con noi? È il Signore. Il Signore vuole riconciliare le energie nostre, le dimensioni più profonde di noi, e lo fa attraverso il soggetto ecclesiale. La Chiesa vuole che noi possiamo essere dei figli di Dio, dei fratelli e sorelle tra noi. Non c'è desiderio più grande della comunità cristiana. E quindi la comunità cristiana, in obbedienza al suo Signore, metterà in atto tutto ciò che può fare, e anche, possiamo dire, col desiderio di fare ancora di più, affinché noi possiamo essere riconciliati. Quindi identificare il proprio peccato è sempre togliersi dalla prospettiva di essere noi al centro. E già questo è un bel peccato. O togliersi dalla prospettiva di non avere nulla di cui ringraziare, l'ingratitudine. O togliersi dalla prospettiva che la relazione con gli altri può esserci, ma può anche non esserci. Quante volte l'abbiamo detto, tu non sei importante per me, di te non me ne frega niente. Anzi, la tua presenza mi appesantisce. E glielo abbiamo detto con le espressioni, con le parole, con i gesti, con gli sguardi, anche col non bene che non abbiamo fatto per gli altri, pensando quindi che il mio bene non c'entra col bene degli altri. Tutto questo atrofizza le nostre capacità, non ci rende uomini e donne buoni, attivi, disposti al bene. E quindi atrofizza tutta la comunità, rende la nostra terra più arida, meno feconda. Questo comporta che noi in qualche modo ci lasciamo illuminare, proprio perché dall'interno di questa considerazione di noi e degli altri non riusciamo a vedere quello che è peccato. La parola di Dio è, rimanendo in un'immagine biblica, è la spada che ci apre, ma non per ferirci, per farci del male, ma perché emerga quella dimensione di non relazione che è dentro di noi. La parola è luce, è lampada che illumina i passi e rischiara quando il cammino si fa oscuro o quando noi ci siamo ficcati in un cammino buio. Il peccato da solo non verrà mai alla luce. Anche le buone esortazioni a fare un esame di coscienza si fermano perché natura sua il peccato è menzogna, il peccato è tenebra. Allora invochiamo la parola di Dio che è luce, che è colei che ci può aprire alla dimensione della relazione. Concludiamo quindi questo passo verso la riconciliazione. La riconciliazione si fa a noi vicina. Certo, siamo noi che andiamo al sacramento, ma in realtà è l'appello alla riconciliazione che ci precede, ci avvolge, ci chiama, ci attira, non ci lascia là nel buio e nell'aridità della nostra condizione di morte. Fuori dalle relazioni a noi forse in alcuni momenti sembrerà di stare bene, soprattutto da alcune relazioni che ci sembrano asfissianti, quando in realtà sono per noi costitutive, ci originano. Ritornare quindi alla relazione è un dono, è un appello. È il continuo appello del Signore. E noi se non freniamo questo appello, se non resistiamo, ma ci arrendiamo all'azione dello Spirito, saremo portati col desiderio di comunione a ritornare nella relazione con gli altri, con la comunità. Questo sarà il terzo passo che faremo. E allora ci lasciamo attrarre dalla bellezza, dal desiderio, dalla nostalgia di una comunione piena.